Da apocalittico a integrato. Lettura integrale dal carcere teatrale delle avventure di Pinocchio, storia di un burattino di Carlo Collodi. Capitolo VI. Pinocchio si addormenta coi piedi sul caldano e la mattina dopo si sveglia con coi piedi tutti bruciati. Per l'appunto una to... niente, ricominciamo. Da te, se proprio oggi abbiamo finito prima, devo far tardi per leggere Pinocchio. Da apocalittico a integrato, lettura integrale dal carcere teatrale delle avventure di Pinocchio, storia di un burattino di Carlo Collodi. Capitolo VI. Pinocchio si addormenta coi piedi sul caldano e la mattina dopo si sveglia coi piedi tutti bruciati. Per l'appunto era una nottataccia d'inverno. Tonava forte forte. Lampeggiava come se il cielo pigliasse fuoco. E un ventaccio freddo e strapazzone, fischiando rabbiosamente e sollevando un immenso nuvolo di polvere, faceva stridere e cigolare tutti gli alberi della campagna. Pinocchio aveva una gran paura dei tuoni e dei lampi, se non che la fame era più forte della paura. Motivo per cui accostò l'uscio di casa e, presa la carriera, in un centinaio di salti arrivò fino al paese, con la lingua fuori e col fiato grosso come un cane da caccia. Ma trovò tutto buio e tutto deserto. Le botteghe erano chiuse, le porte di casa chiuse, le finestre chiuse e nella strada nemmeno un cane. Pareva il paese dei morti. Allora Pinocchio, preso dalla disperazione e dalla fame, s'attaccò al campanello di una casa e cominciò a suonare a distesa, dicendo dentro di sé: qualcuno si affaccerà. Difatti si affacciò un vecchino col berretto da notte in capo, il quale gridò tutto stizzito: che cosa volete a quest'ora? Che mi fareste il piacere di darmi un po' di pane? Aspettami costì che torno subito, rispose il vecchino, credendo di avere da fare con qualcuno di quei ragazzacci rompicolli che si divertono di notte a suonare i campanelli delle case per molestare la gente per bene che se la dorme tranquillamente. Dopo mezzo minuto la finestra si riaprì e la voce del solito vecchino gridò a Pinocchio: «Fatti sotto e para il cappello!» Pinocchio si levò subito il suo cappelluccio, ma mentre faceva l'atto di pararlo, sentì pioversi addosso un'enorme catinellata d'acqua che lo innaffiò tutto dalla testa ai piedi, come se fosse un vaso di geranio appassito. Tornò a casa bagnato come un pulcino, e rifinito dalla stanchezza e dalla fame, e perché non aveva più forza da reggersi ritto, si pose a sedere, appoggiando i piedi fradici impillaccherati sopra un caldano pieno di brace accese. E lì si addormentò, e nel dormire i piedi, che erano di legno, gli presero fuoco, e adagio adagio gli si carbonizzarono e diventarono cenere. E Pinocchio seguitava a dormire e a russare, come se i suoi piedi fossero quelli di un altro. Finalmente, sul far del giorno, si svegliò perché qualcuno aveva bussato alla porta. «Chi è?» domandò sbadigliando e stropicciandosi gli occhi. «Sono io», rispose una voce. Quella voce era la voce di Geppetto. Grazie. Il capitolo settimo di Pinocchio, l'avventura di un burattino di Carlo Collodi, verrà adesso letto tra pochi istanti, anziché domani, perché dobbiamo recuperare la lettura non fatta ieri. Aspettate solo che cambio in titolo. Timpano. Lo so, è una lettura all'impronta, un po' così scomoda, stanca, non ha ritmo, non so di che sto leggendo, però fidatevi che va bene così, va bene, va bene, va benissimo, poteva andare peggio quantomeno. Allora, capitolo 5, 6, 7. Allora, buonasera, buonasera. Buonasera, allora, da apocalittico a integrato, lettura integrale delle avventure di Pinocchio di Carlo.
Capitolo settimo. Geppetto torna a casa, rifà i piedi al burattino e gli dà la colazione che il pover'uomo aveva portata per sé. Il povero Pinocchio, che aveva sempre gli occhi fra il sonno, non si era ancora visto dei piedi che gli si erano tutti bruciati, per cui, appena sentì la voce di suo padre, schizzò giù dallo sgabello per correre a tirare il paletto, ma invece, dopo due o tre traballoni, cadde di picchio tutto lungo disteso sul pavimento e nel battere in terra fece lo stesso rumore che avrebbe fatto un sacco di mestoli cascato d'oro da un quinto piano. «Aprimi!» intanto gridava Geppetto dalla strada. «Babbo mio, non posso!» rispondeva il burattino, piangendo e ruzzolandosi per terra. «Perché non puoi?» «Perché mi hanno mangiato i piedi!» «E chi te li ha mangiati?» «Il gatto!» disse Pinocchio, vedendo il gatto che con le zampine davanti si divertiva a far ballare alcuni trucioli di legno. «Aprimi, ti dico», ripeté il Geppetto, «se no, quando vengo in casa, il gatto te lo do io. Non posso star ritto, credetelo. Oh, povero me, che mi toccherà di camminare coi ginocchi per tutta la vita!» Geppetto, credendo che tutti questi piagnistei fossero un'altra monelleria del burattino, pensò bene di farla finita e arrampicatosi su per il muro, entrò in casa dalla finestra. Da principio voleva dire e voleva fare, ma poi, quando vide il suo Pinocchio sdraiato in terra e rimasto senza piedi davvero, allora sentì intenerirsi e, presolo subito in collo, si dette a baciarlo e a fargli mille carezze, mille moine, e quei lucciconi che gli cascavano giù per le gote, gli disse, singhiozzando: «Pinocchio mio, com'è che ti sei bruciato i piedi?» «Non lo so, babbo, ma credetelo che è stata una nottata d'inferno e me ne ricorderò finché campo. Tonava, banelava, balenava e io avevo una gran fame. Allora il grillo parlante mi disse: "Ti sta bene, sei stato cattivo e te lo meriti." E io gli dissi: "Bada, grillo." E lui mi disse: "Tu sei un burattino e hai la testa di legno." Io gli tirai un manico di martello e lui morì, ma la colpa fu sua perché io non volevo ammazzarlo. Prova ne sia che messi un tegamino sulla brace accesa del caldano, ma il puzzava sempre, motivo per cui quel vecchino col berretto da notte, affacciatosi alla finestra, mi disse: "Fatti sotto e pari al cappello." E io con quella catinellata d'acqua sul capo, perché il chiedere un po' di pane non è vergogna, non è vero, perché... Fatti sotto e pari al cappello, e io con quella catinellata d'acqua sul capo, perché chiedere un po' di pane non è vergogna, non è vero? Me ne tornai subito a casa e perché avevo sempre una gran fame, messi i piedi sul caldano per asciugarmi, e poi siete tornato e mi sono trovati bruciati. E intanto la fame l'ho sempre e i piedi non li ho più. E il povero Pinocchio cominciò a piangere e a berciare così forte che lo sentivano da 5 chilometri lontano. Geppetto, che di tutto quel discorso arruffato aveva capito una cosa sola, cioè che il burattino sentiva morirsi dalla gran fame, tirò fuori di tasca 3 pere e, porgendogliele, disse: "Queste 3 pere erano per la mia colazione, ma io te le do volentieri. Mangiale e buon pro ti faccia. Se volete che le mangi, fatemi il piacere di sbucciarle." «Sbucciarle», replicò Geppetto maravigliato. «Non avrei mai creduto, ragazzo mio, che tu fossi così boccuccia e così schizzinoso di palato. Male, in questo mondo, fin da bambini, bisogna avvezzarsi a boccati e a saper mangiar di tutto, perché non si sa mai quel che ci può capitare. I casi sono tanti». «Voi direte bene», soggiunse Pinocchio, «ma io non mangerò mai una frutta che non sia sbucciata. Le bucce non le posso soffrire». E quel buon uomo di Geppetto, cavato fuori un coltellino e armatosi di santa pazienza, sbucciò le 3 pere e pose tutte le bucce sopra un angolo della tavola. Quando Pinocchio, in 2 bocconi, ebbe mangiata la prima pera, fece l'atto di buttar via il torsolo, ma Geppetto gli trattenne il braccio, dicendogli: "Non lo buttar via, tutto in questo mondo può far comodo, ma io il torsolo non lo mangio davvero", gridò il burattino, rivoltandosi come una vipera. «Chi lo sa, i casi sono tanti», ripeté Geppetto senza riscaldarsi. Fatto sta che i 3 torsoli, invece di essere gettati fuori dalla finestra, vennero posati sull'angolo della tavola in compagnia delle bucce. «Mangiate o, per dir meglio, divorate le 3 pere», Pinocchio fece un lunghissimo sbadiglio e disse, piagnucolando: «Ho dell'altra fame». «Ma io, ragazzo mio, non ho più nulla da darti.